Avvocatessa, vada avanti, prego. Si conceda nella sua elucubrazione anti-Europa. Poi tu, Piero, sollevavi il problema che in Italia non arrivano sufficienti fondi, sufficienti soldi per poter. Ti chiedevi come mai l'Italia versa tanto e riceve poco. Noi abbiamo Allora. provato con la scia, abbiamo provato con i batteri, abbiamo provato con un sacco di cose e non ci è mai arrivata una lira. Vabbè, perché non sono stati presentati dei Non siamo progetti? capaci a fare domande. Allora vuol dire che la burocrazia europea è talmente astrusa che nessuno riesce a fare queste Bisogna seguire, certo, domande. diciamo La che mafia è più preparata di noi allora. Certo. l'Europa ci dice che Basta noi vedere il abbiamo patriciello. troppa burocrazia, ma la stessa burocrazia noi forse l'abbiamo esportata noi in Europa, non lo so qual è il meccanismo, Ammazza, siamo pestilenziali, oh. ma anche in Europa non, le vie non sono così snelle per ottenere Abbiamo esportato il finanziamenti comunismo e la burocrazia. Oh, per no, pure fare gli svedesi erano socialisti molto prima di noi, eh. Guarda come sta messa la Svezia. Fanno tanto i fighi, i svedesi, ci hanno in proporzione più morti di tutti, figurati. Quindi praticamente bisognerebbe veramente essere molto tenaci ma noi abbiamo a livello governativo, ci abbiamo delle persone che sono state nominate, messe a ricoprire degli incarichi importanti di amministratori pubblici, va bene? E questi non sono capaci, avranno uno staff per poter presentare dei progetti, ma è possibile che noi non riusciamo a Cioè, pianificare? apre, io ti mando tutte le cose. Bisogna seguire i corsi di Apre. Apre dice che non sappiamo Apre e chiude. fare. Apre, apre, chiude. Apre, apre, via, via, via Cavour, mi pare che sta. Bisogna andare, noi dobbiamo andare da Apre e dire come facciamo a Apre fare questi chiude. progetti. Così è. Devi andare ad Apre e chiudere. E lui apre e chiude le porte? Sì, apre, chiude, apre tutte le porte e poi c'è chi ci aiuta a chiuderle. Piero, Ma è inutile discutere diversamente. il Rotary riesce a fare progetti europei che gli approvano? Ma il Rotary si autofinanzia, Piero, il Rotary si autofinanzia. Ci sono più di 1.200.000 soci in tutto il mondo, a livello nazionale, europeo e internazionale. Ci sono accumulati una montagna di versamenti, di contributi, di non solo dei soci, ma anche di altre persone estranee al Rotary. E con queste somme molto ingenti, il Rotary stesso finanzia dei progetti creati dal Rotary stesso, capito? All'interno del Rotary ci sono tutta una serie di professionalità che consentono di poter, a livello internazionale, quindi Rotary International, che consentono di poter attuare dei progetti in qualsiasi parte del mondo. Ma perché sono. Non è vero perché la vostra direzione internazionale ha preso un sacco di soldi per il vaccino sul poliovirus da Bill Gates. Appunto, ti ho detto che non solo ci Risultati. sono i nostri clienti, ma Non ci è sono vero. anche persone al di fuori del Rotary che sovvenzionano dei progetti del rotariani che sono finalizzati a, per esempio, risanare l'ambiente oppure combattere delle epidemie. Insomma, per esempio, la lotta alla polio è stata una cosa molto importante e diffusa. Ora, quali sono state poi le conclusioni di questa battaglia contro la polio? Pare che sia
stata quasi completamente debellata. Ma diciamo che non c'è solo la polio insomma, situazione pandemica oppure situazione di allarme sanitario in tutto il mondo. Ci sono, per esempio, adesso c'è anche la malaria. C'è il Covid-19, che fate voi per il Covid-19? Beh, noi per esempio in questo periodo di pandemia e di allarme sanitario non ci siamo più riuniti e quindi abbiamo fatto delle riunioni soltanto online e tutto quello, non tutto, ma insomma parte di quello che noi non abbiamo naturalmente speso per riunirci nelle varie conviviali, quindi organizzate come al solito presso hotel dove abbiamo le sedi. Ecco, una parte di questi denari sono andati per aiutare la protezione civile, per aiutare gli ospedali. Abbiamo acquistato tantissimi apparecchi sanitari di respiratori che sono serviti agli ospedali di varie regioni italiane, quindi noi abbiamo, diciamo, ci siamo messi in campo per aiutare con le sovvenzioni nostre, quindi private del Rotary, quelle che potevano essere indicate dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa le priorità più urgenti. E quindi non ci siamo assolutamente tirati indietro, abbiamo deciso in pochissimi giorni e abbiamo mandato con bonifici piuttosto ingenti, parliamo di milioni di euro, ma non solo del nostro club, io sto parlando a livello italiano, europeo, eccetera, ma parliamo dell'Italia. E quindi abbiamo potuto questo sovvenzionare l'acquisto di materiale e apparecchi sanitari che ci avevano descritto urgenti e mancanti purtroppo a livello dei nostri ospedali e delle strutture sanitarie. Una domanda un po'... Voi avete fatto, vabbè, un grosso programma di vaccinazione antipolio. Ci sono alcuni Novax che dicono che pure gli ultimi antipolio, ma non ne so abbastanza, non ne voglio parlare. È stata pure esagerata in Africa, ha creato un sacco di malattie mentali. Ma non credo, io non sono Novax. Ma lì ci vuole non una sono, non so, né a destra né a sinistra. No, lei è Novax? Io so che suo padre che ha fatto la bonifica della pianura Pontina, quindi era un cranio. Non era tanto favorevole all'ipervaccinazione estrema. Senti una cosa, non citiamo persone che non essendo presenti non possono dare la loro testimonianza, perché noi parliamo del 1930-34, va bene? E adesso stiamo a un secolo dopo, quindi le situazioni sono completamente diverse. Probabilmente la popolazione si è sviluppata in modo completamente diverso rispetto a 100 anni fa e quindi la popolazione non solo ha sviluppato un suo benessere, una sua salute. Quindi lei non è totalmente contro i vaccini, ma parallelamente contro i vaccini nuovi biotecnologici. Fammi finire, ma parallelamente, oltre il benessere e lo sviluppo culturale e scientifico della popolazione mondiale, c'è stato anche sicuramente in parallelo lo sviluppo di pandemie. Adesso vi siete fermati? Che cos'è? No, non ci siamo fermati. Ah, non vi sento più. Allora, continua, su. Mi sei piaciuta, vai avanti. Ci hai espresso un sacco di concetti bene. E quindi lei non è totalmente contraria a questi vaccini sintetici, biotecnologici esasperati? Ma io sono profana e non posso dare giudizi su argomenti che io non conosco. Questo lo può dire un virologo, un biologo. Mi risulta che non si è fatto da parecchi anni il vaccino antinfluenzale H1N1. Beh,
Beh, non mi è capitato, ma questo non vuol dire, bisogna essere molto concreti e chiari. Per esprimere dei giudizi bisogna essere delle persone professionalmente preparate che lavorano nel campo dell'argomento che stiamo trattando. Non è che puoi chiedere a Tizio e a Caio se è favorevole o no alle vaccinazioni, bisogna chiedere ai virologi, alle persone che studiano nei laboratori questi vaccini. Lei, allora, se faranno il nuovo vaccino contro il Covid-19, se lo farà? Ma io adesso non posso dire nulla, perché non si sa nulla, non si sa. Vabbè, ho capito, lei è tipicamente un legale. No, non è questo, è che bisogna analizzare le situazioni. In linea di massima, io non mi farei vaccinare, ma io sono totalmente, il mio giudizio è esclusivamente personale. Non è che devo influenzare chissà chi, è una mia opinione. Beh, è una presidente lei, eh? Beh, una presidente che significa? Mica sono presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Voglio dire, questi giudizi. Meno male che non lo è. Devono essere espressi e studiati dalle persone che sono professionalmente preparati e che lavorano sul campo. Allora, ecco, scusate, io faccio da intervistatore. In merito, prima che finiscano i 40 minuti, che mi sembra già eccezionale sta cosa, faccio un riassunto. Abbiamo detto che difficilmente si riescono a mettere 3-4 centralette nucleari che puliscono tutta l'aria della pianura padana nei prossimi 4-5 anni, che sarebbero la soluzione delle soluzioni. Poi abbiamo detto che non è detto che neanche con un nuovo referendum, però per decreto mi ha detto l'avvocatessa che si potrebbe fare tutto, per emergenza nazionale fai tutto, fai pure le guerre. Poi un'altra cosa, non è detto che il virus sia legato al vaccino che abbiamo fatto, che hanno fatto le popolazioni più ricche e più evolute come quelle del nord Italia per il H1N1, cioè per l'influenza, perché si è sviluppato in tutto il pianeta e non è, si è sviluppato nel Messico. È arrivata. Fatemi finire questa cosa, nel Messico e tutte le altre parti, dove probabilmente nel Messico sono tutte poveretti e non si sono fatti il vaccino contro l'influenza, hai capito? Quindi non c'è un legame diretto tra vaccino H1N1 e Covid-19. Poi l'ultima cosa che vorrei fare, e poi facciamo parlare la Canzano, si prepara il professor Quartieri a parlare delle frequenze che sono state fatte entrare nella cellula dai nuovi vaccini per via elettromagnetica, quindi che l'elettroporazione, che casini può aver combinato l'interazione tra le frequenze e l'elettroporazione dei nuovi vaccini sintetici e le nostre povere cellule. Aspetta, perché non stiamo ancora registrando. Ah, tu vuoi registrare queste cose mie? Ma le mie sono cose dannate. Non lo so, allora del sono buono non può venire. Non può. Sergio Bartalucci non c'è? Non lo so, noi abbiamo cominciato a discutere. Ma che ore sono? Già sono le 11. Dai, chiama un po', sì, Antonio, chi lo chiama? Antonio ha detto che sta su WhatsApp della moglie, su Skype della moglie. Ah, e quella dice. Qual era? Non mi ricordo. Quello della volta scorsa. Aspetta. Se dovresti avere tutta la riunione, te. Aspetta un attimo, aspetta che sto scrivendo. Rispondimi un po' le interazioni delle frequenze dei nuovi vaccini che possono aver stimolato questo nuovo virus. Allora, aspetta un attimo, Piero. Antolini ha detto sulla Cinzia Lissa. Cinzia Lissa. Preparati intanto, te vuole registrare sta bella bionda. Un bacio a sta bella bionda. Ciao, come stai? Ciao, Marilisa. Oh, ciao. A me mi vedi come sono bello, sì. Guardate quanto sono bello. Ho visto che la cosa tutta colorata. C'è la gonna colorata, c'è. Aspetta che mi devo sistemare. Però mi hanno levato un dente ieri.
Sto invecchiando tanto. Ma dove sta? Avanti o dietro? Fatti vedere, apri la bocca. No, non si vede. Non si vede. È in fondo. Sentite, aspetta. Ma tu non ce l'hai perché bisogna chiedere... Come si chiama la moglie? De... La Cinzia Lissa. Ma telefonare a lui, no? No, ma mandate il messaggio. Però io non ce l'ho tra gli amici. Un ingegnere che non riesce a farsi lo Skype suo. Ma che cazzo. Bene. Siamo vecchi, non siamo tecnologici. Professore, sistemati che vai davanti, non te si vede. O stai dietro o te sistemi sto computer. Ma l'hai vista la bella intervista che ho fatto ieri a Laura e Frician? L'abbiamo vista, bravo. Adesso ti sei sistemato bene. Sergio Bartalucci, non ho capito. Nessuno l'ha contattata, Sergio? Non l'avete contattato? Oh, io non l'ho chiamata. L'avevo invitato pure a cena, ma passa un periodo ostico di clausura. Chiamalo. Eccoci, ci siamo. Non invita a cena però. Ecco, Antonio c'è. Sì. Ecco. Ciao Antonio. Buongiorno. Aspetta, sto chiamando Bartalucci, vediamo se risponde. Carissimo Antonio, sistemati, allontanati. Oh, ecco perché qua. Si vede finalmente. Sistema lo schermo, centrate lo schermo, ha visto quartieri l'ha centrato. Vede che mo state imparando. Mo si vede la... Che si vede, va bene così. E mo si taglia, ti taglia la testa. Marisa, metti il panorama del lago dietro. No, io sono... Del lago col filo, va. E non posso girare per caso. È rasserenante il lago, fai vedere tutti i bicchieri là. Ma si è... Come? Che dove sei? Perché sono in cucina, che te devo dire? Tu stai di là, mi sono dovuta allontanare. Allora, la domanda di adesso, intanto preparatevela, è le frequenze e l'elettroporazione e l'elettroforesi con cui compongono i nuovi vaccini sintetici, armi letali contro il nuovo Covid-19, possono essere deleterie questi sistemi di costruzione se fanno passare delle frequenze. Noi sappiamo che ci sono delle frequenze che ci guariscono, no? Se azzecchi la frequenza giusta ci guarisci, però ci sono pure delle altre che se non azzecchi quella giusta ti ammali. C'è stato quel poveraccio Francesco Celani che si è fatto una magnetoterapia devastante al ginocchio. Per 6 mesi di seguito gli è venuto un bubone. Cioè, sono cose delicate. Ma Bartalucci non risponde al telefono. Perché dopo non si può intromettere. Se si intromette dopo si rischia di... Chiama Matis. Oh, se sono le 11 devi chiamare il professor Matis. Come? Matis. Chiama Matis. Matis, che è sparito pure Matis. Ci siamo sentiti ieri. Ogni modo io sto registrando, poi se ti serve la registrazione, state attenti a quello che dite. Insomma, queste onde elettromagnetiche dell'elettroporazione e dell'elettroforesi servono a far penetrare meglio la cellula e per colpire la proteina spike, che è quella con cui il virus si attacca alle... Insomma, ragazzi, io non vorrei che... Bartalucci, niente, non risponde al telefono, ma il messaggio l'ha letto. Non pensate voi, professoroni, che stiamo giocando a essere Dio. Sergio Matis non c'è su Skype, non c'è su Skype Sergio Matis. E che ci vorrebbe un nuovo club di Roma che controllasse anche queste applicazioni esasperate della ricerca, che fanno l'uomo maiale, l'uomo donna, che ci sta... L'uomo serpente, il vaccino fatto con 10 virus letali differenti, l'uomo pipistrello. Insomma, noi abbiamo creato Batman. Vabbè, non va limitata la ricerca, o perlomeno l'applicazione della ricerca. Ciao, sono Giovanna, ti sto cercando. Come abbiamo fatto col nucleare, no? Zitto, con i missili nucleari. Giovanna Canzano. Ingegnere, come abbiamo limitato la non proliferazione dei missili nucleari, dovremmo limitare la non proliferazione di
di queste biotecnologie esasperate, no? Sì, poi come sottoprodotto della non proliferazione delle armi nucleari in Italia abbiamo sofferto lo stop all'uso del nucleare per scopi pacifici, purtroppo, come sappiamo bene. Unico paese del G8, unico paese industrializzato d'Europa senza centrali nucleari. Le conseguenze del caso. Sì, vabbè. sentiamo. Allora, Agostino Matis ha detto che mo è impegnato a fare altro. Ma che ore sono adesso? Scusate, chi è che c'ha l'orologio? Marisa, che ore sono? 11:15. Ma l'appuntamento non era alle 11, pure questo. Gliel'ho detto, dice no, ma io mo sono impegnata ad altro. Ho detto non puoi andare, e ho detto vabbè, sarà un'altra volta, che devo dire? Cioè, ma perché non potrà venire dopo, più tardi? Ma più tardi non si può intromettere, perché non mi si stacca la... Non possiamo, con la registrazione non va bene. A me non mi si è staccata, è più di un'ora che parliamo, ancora non si è staccata. Mi sa che pago il conto tutto io. No, perché io l'altra volta, poi si è intromesso pure Dario Del Buono, però non me l'ha presa l'ultima parte. Chiama Sergio, va, dai, io mi incazzo. Sergio, ho chiamato, non risponde. Ti ho mandato il messaggio, l'ho chiamato e non risponde, manco l'ha letto il messaggio su WhatsApp. E allora, tesoro mio, accontenta di 1, 2, 3, 4 super cervelli. E siamo noi, va bene così, è meglio, no? Vabbè, io super cervello non lo so. Perché no? Perché Madonna no? Mia, Madonna. Vabbè, super cervello. E tu sei avvocato, quindi ci comandi a tutti. No, noi, va bene. Noi ricercatori contiamo quanto è due briscole come. Quando regna bastoni. Io sono un corpo estraneo rispetto a questa discussione che sta registrando. Bellezza bionda. Aspetta, allora ancora iniziamo? Te devo tagliare. Come intitoliamo questa 5G nucleare? 5G. Allora è una cosa, se qualcuno vuole entrare. Virus. Aspetta, 5G poi? Salvezza, unica salvezza della pianura padana col nucleare e virus. Che c'è, vabbè, niente, troppo lungo. Comunque, se qualcuno. Allora, 5G. Sentite, se qualcuno si vuole. Stammi a sentire. Piero, questa è bellissima. 5G e nucleare antivirus. Bella questa, dai. Però aspetta, se registrate voi, non posso registrare io. Elisa, allora, sta registrando? Io sto registrando. Perché Elisa, vi siete invertiti gli account. Sì, noi siamo invertitissimi, Emi. Se stai registrando tu, non posso registrare io, Piero. Allora puoi registrare te, io me levo allora, chiudo, eh? Sì, chiudi. La registrazione nostra, poi ce la salviamo, che sto già 2 ore allora, va. No, vabbè, tu una volta che la chiudi, quella si salva in automatica. E poi dopo quelle che faccio io comunque è presente anche su. Allora metto il resto.